scientifica presso Villa Badia alle 14.30. Sono tre incontri, il 14 marzo, quindi lunedì, in Villa Badia, Jazz Quartet, un viaggio nelle sonorità del Novecento. Poi vi è il nuovo incontro il 28 marzo, è diverso, sono diverse le date rispetto a quelle che avevamo, perché se ricordate era stato annullato il primo incontro e viene recuperato il lunedì 28 marzo. Incontro violino e fisarmonica con Vincenzo Albini e Gino Zambelli. È un incontro di tradizione per musiche trascinanti e coinvolgenti. L'ascolto in questo periodo, forse la musica dovrebbe contribuire un poco a rasserenarci per quanto difficile e per quanto possibile. Infine, il 16 maggio, musica classica contemporanea, scrivere musica oggi tra tradizione e sperimentazione. Ecco, questo è un incontro in cui vi sarà Massimo Priori, che è un musicista e compositore, che ci parlerà di come si compone musica. E la quota di partecipazione dei tre incontri è di 15 euro, è obbligatorio prenotarsi e naturalmente con le precauzioni ormai che tutti conosciamo, possesso di super green pass e di mascherina FFP2. Chi fosse, se volete, siete interessati, lì alla reception vi è il volantino con le nuove date e la possibilità di iscriversi. Grazie, buon ascolto. E salutiamo il Monsignor Canovio, che è il nostro ospite di questi incontri già da anni. C'è stata la sospensione, che ben sappiamo, però all'inizio della Quaresima ci fa molto piacere rincontrarlo. Comunque lascio la parola al professor Balogno, che più convenientemente di me saprà dirmi. Integriamo le notizie da dare. La prossima lezione, che è quella del 16 marzo, in questo luogo, in questo auditorium, non sarà Vita del teatro e ruolo del regista, perché il professor Giacomo Andrico è impegnato in università e non può proprio esserci. Ci sarà invece il professor Bonini, che è docente di storia antica, ci parlerà della vita quotidiana nel mondo greco. E quindi avremo... Ecco. Vedremo anche questo di nuovo. Benissimo. Grazie tanto. Compito particolarmente gravito quello di presentare il professor Canovio, anche perché non ho bisogno di presentazione e non c'è bisogno che io ve lo presenti per l'ennesima volta, perché è venuto tante volte da noi. Se avessimo un albo d'oro delle presenze dei docenti, lui è uno dei più assidui, non ha mai mancato una volta, e anche lui però ha dovuto interrompere la presenza qui per le note vicende. Ci troviamo quindi a riprendere un percorso che avevamo interrotto. Ci fa molto piacere riprenderlo anche con la consuetudine che lo vede presente, su un tema quest'anno particolarmente significativo, che era quello che era già stato a suo tempo proposto, che è un tema di grande attualità, nonostante qualche misura finisca un po' più sullo sfondo, visto che sul proscenio si sono affacciate vicende così drammatiche che sembra non abbiano intenzione di, come dire, accennare a concludersi. Due, quella della pandemia, che pensavamo tutti fosse in qualche misura sulla strada della conclusione, ma noi sappiamo che quando si parla di questi fenomeni le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e auguriamoci che quello che abbiamo sentito sulle pagine dei giornali, dai telegiornali, anche in televisione e alla radio, si dice che c'è un rallentamento del rallentamento, ecco. Che sia un rallentamento del rallentamento, ma che sia
rallentamento e che non ci sia una ripresa. Ecco, auguriamocelo tutti, speriamo che cambiando anche il tempo cambi anche quel ritmo e si concluda e ci dia tregua, anche perché non abbiamo tregua sull'altro fronte, sul fronte orientale. È inutile che andiamo a ripetere, confidiamo soltanto che alcuni appuntamenti, alcuni tavoli per cui i contendenti sembra che si vogliano sedere per parlarsi, si trovino soluzioni che consentano di porre fine all'orrore quotidiano e alla sofferenza indicibile di tanti e di tanti innocenti, soprattutto perché vediamo soprattutto volti di bambini e di donne, non vediamo i maschi, ma sappiamo dove sono. Quindi insomma il panorama è veramente tragico. Per cui parlare dell'uomo un vivente tra altri, e dietro queste parole ci sta in qualche misura il tema, è tutto antropologico e non soltanto, poi lui ce lo illustrerà convenientemente, del fatto che insomma abbia sempre pensato che l'uomo fosse l'uomo, gli animali fossero gli animali e che non fosse possibile immaginare che in qualche misura come il pensiero debole, sempre più debole, ci va proponendo che l'uomo finisce col dovesse essere inteso come un vivente tra altri. Messa così è vivente anche il moscerino, è vivente anche il pesciolino rosso, è vivente anche la falena che sbatte contro la luce la notte. E ci pare di poter dire che forse insomma c'è qualche differenza. Ci sarà qualche differenza, già lo diceva la Bibbia, insomma, la Genesi, senza andare a scomodare, è un'esperienza che facciamo tutti. È chiaro che insomma probabilmente un aggiustamento rispetto alla convinzione che l'uomo possa dominare tutto ed essere superuomo, qualcosa di più oltre uomo, come diceva qualcuno, però insomma pensare che sia un vivente tra altri, bisogna metterci un gran punto di domanda, e allora quel punto di domanda chiediamo al professor Canobbio di aiutarci a scioglierlo convenientemente, ringraziandolo ancora per essere qui. Grazie per l'invito e grazie per la vostra presenza, che mi dà occasione di proporre una riflessione che sto frequentando da qualche tempo, misurandomi soprattutto con le cosiddette neuroscienze. E quelle scienze, cioè, che studiano prevalentemente il cervello e attribuiscono l'originalità dell'essere umano unicamente alla massa cerebrale diversa che l'essere umano ha rispetto agli animali superiori, agli altri mammiferi. Ma cercheremo di vedere che ci sono delle ipotesi che addirittura ritengono che l'essere umano è appunto uno dei viventi tra i viventi e non si deve pensare ad alcuna eccezione dell'essere umano rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Partiamo da lontano. Io ho davanti un computer, uno che non ha mai usato questo strumento potrebbe porsi due domande di fronte a questo oggetto. La prima, che cosa è? La seconda, a che cosa serve? È ovvio che le due domande sono tra di loro strettamente collegate. Il mio interlocutore al quale io rivolgessi queste due domande potrebbe cominciare a rispondermi alla seconda.
a che cosa serve? Serve, per esempio, per metterci in comunicazione con chi non è qui e volesse seguire quello che noi stiamo facendo. E poi potrebbe rispondere alla prima domanda: che cosa è un computer? Che funziona perché al suo interno c'è un software, e cioè c'è un programma. Ma il programma deve essere stato preparato da qualcuno. E questo programma può funzionare perché dentro questo strumento ci sono delle connessioni del tutto particolari che sono basate fondamentalmente su 010101. Chi ha pensato questi strumenti li ha pensati attraverso dei modelli matematici. Per poter conoscere che cosa sia, io non posso limitarmi a osservarlo dall'esterno. La mia domanda potrebbe richiedere continuamente degli altri interrogativi, tutti finalizzati a spiegarmi che cosa sia, come funzioni, e alla fine io potrei capire come serve e a che cosa serve. Questa notazione ci serve a capire che questo strumento è uno strumento originale. È diverso, per esempio, da questa bottiglietta di acqua. Anche questa è un oggetto, ma è notevolmente diverso. Sono due oggetti. Servono a qualche cosa di diverso, funzionano sicuramente in modo diverso, questo è notevolmente più complesso di una bottiglietta d'acqua, però sono due strumenti. Il primo mi serve per scrivere, per mettermi in comunicazione col mondo intero, il secondo mi serve per dissetarmi. Quando io mi trovo di fronte a un oggetto, ho sempre due possibilità. È, non è. Una bottiglietta d'acqua non è un computer. Un computer non è una scarpa. Queste due modalità di descrizione della realtà vanno sempre tenute presenti perché permettono di capire l'identità di un oggetto e la sua differenza rispetto a un altro oggetto. Negli ultimi decenni del secolo scorso, qualcuno aveva pensato che il cervello umano funzionasse come un computer, e cioè c'è una massa cerebrale, il hardware, come è il meccanismo che c'è dentro qui, che in forza di un programma che ha al suo interno funziona e arriva a produrre pensiero, parole, azioni. È la teoria computazionale. Dentro la parola computazionale capite che c'è computer. E quindi qualche cosa che è fondato su modelli matematici. Ora, di fronte all'essere umano, io posso domandarmi che cosa è? E i modi di rispondere possono essere diversi. Io, osservando un essere umano, posso stupirmi e emettere delle espressioni
simili a quelle che troviamo nella Bibbia nel Salmo 8. Che cosa è l'uomo? Che tu te ne ricordi il figlio dell'uomo perché tu lo visiti. Lo hai fatto di poco inferiore agli dèi, di gloria e di onore lo hai coronato, tutto hai posto sotto i suoi piedi. È una descrizione che potremmo dire poetica, che però non mi aiuta a entrare nel funzionamento dell'essere umano. Esprime semplicemente la mia ammirazione per questa realtà che sono anch'io, ma non risponde alla mia domanda che cosa è più precisamente. Per procedere alla comprensione di questa realtà, quindi per rispondere alle due domande, io posso osservare i dinamismi che sono presenti in questo essere che chiaramente è un vivente, perché se si muove, se parla, vuol dire che è vivo. E nella descrizione di questa realtà che mi sta di fronte, che mi stupisce, io posso cogliere due aspetti fondamentali. Il primo è il senso di insoddisfazione che ogni essere umano porta dentro di sé. Che cosa denota l'insoddisfazione? Che c'è una protensione verso qualche cosa di più. Chi di noi è totalmente soddisfatto di tutto? Basterebbe osservare le nostre conversazioni, che sono per il 75% almeno espressione di lamento. E il lamento che cosa denota? Che la situazione che stiamo vivendo non corrisponde a quello che noi ci aspetteremmo. Notate bene, ho usato il verbo aspetteremmo. E l'attesa che cosa è? È una protensione verso qualche cosa di più, tempi diversi, modalità di esistenza diversa. Potremmo dire desiderio. Chi vive senza desideri è morto. Perché? Perché resta schiacciato sulla situazione nella quale si trova a vivere. E se è una situazione pesante, vuol dire che è completamente bloccato. Immagino che sarà capitato di incontrare delle persone profondamente depresse. Non ha più voglia di fare niente, noi diciamo. E notiamo bene, non diciamo non ha volontà di fare niente, non ha più voglia. E la voglia non è una decisione. La voglia nasce, potremmo dire, spontaneamente. Se non ha più voglia di fare niente, vuol dire che è spenta questa persona. Perché nel nostro modo di leggere l'essere vivente umano, noi cogliamo che c'è continuamente lo sguardo verso il futuro, verso qualche cosa di diverso. Tutti noi in questi 2 anni abbiamo continuato ad attendere che finisse la pandemia. Adesso stiamo scrutando quello che avviene in Ucraina, desiderando che questa guerra smetta. Ma anche nella vita di tutti i giorni, noi stiamo aspettando che piova.
se noi analizzassimo la nostra giornata, noi ci accorgeremmo che siamo continuamente oltre quello che stiamo vivendo. Ma questo è un aspetto. L'altro aspetto qual è? È quello che noi cozziamo continuamente contro un limite. Io vorrei che le cose fossero così, ma mi accorgo che non lo sono. Io vorrei vivere pienamente, ma poi mi accorgo che sono delimitato da una serie di congiunture, che sono le relazioni, la mia situazione fisica, la condizione del tempo. Quindi, osservando l'essere umano, io posso cogliere da una parte una protensione verso il futuro e dall'altra l'esperienza del limite. Io descrivo in questo modo l'essere umano. Notate bene, non ho la preoccupazione di dirne la costituzione ontologica. Io colgo i dinamismi che ci sono dentro le persone umane. Nella Bibbia, le due dimensioni che ho ricordato e che stanno insieme sono dette rispettivamente Nefesh e Basar. Il termine Nefesh viene normalmente tradotto nella lingua greca con psyche. E il termine basar viene tradotto normalmente nella lingua greca con sarx. Rispettivamente psyche, che notiamo bene, è dentro per esempio la parola psicologia, che è lo studio della psiche. Sarx viene tradotto nella nostra lingua con carne. La Bibbia, utilizzando questi due termini, che cosa vuole indicare? Vuole indicare due dimensioni imprescindibili dell'essere umano, che ripeto, sono la protensione verso qualche cosa di più e la percezione del limite. Io vorrei, cerco di tradurre in base all'esperienza nostra, io vorrei alzarmi, ma non ne ho le forze. Perché? Perché il mio corpo non risponde al mio desiderio. Io vorrei vivere per sempre, ma a un certo punto arriva la morte. Notate bene, il vorrei denota il desiderio. Il non posso denota il limite. Quando il linguaggio biblico viene tradotto, che notiamo bene è descrittivo, viene tradotto nella lingua greca, si inserisce in un modo di pensare che non si accontenta più della descrizione. Vuole capire come mai l'essere umano sperimenta questa protensione e percepisce questo limite. Tornando all'esempio del computer,
Io voglio non solo sapere come funziona, voglio sapere come è costruito dentro. I greci avevano di fronte alla realtà non semplicemente la preoccupazione di descriverla, ma di capirne la struttura. E allora, la Bibbia, dall'ebraico al greco, assumendo il linguaggio caratteristico della lingua greca, e voi sapete che quando si assume il linguaggio si assume un orizzonte di comprensione della realtà, arriva a dire l'essere umano è costituito di psiche e sarx, di anima e di corpo o di carne. Questa è la descrizione che dalla Bibbia passa dentro la riflessione occidentale. Vorrei che si capisse che si passa dalla descrizione alla costituzione. Quei due elementi o dinamismi o aspetti che io ho colto descrivendo adesso diventano due elementi costitutivi. Ma se l'essere umano è costituito di anima e di corpo, non è più come gli altri animali. Che pure, notiamo bene, dentro la parola animale ci sta anima. Che pure sono viventi. Ma quando io voglio dire che cosa è l'essere umano, dirò è animale, certo, perché è vivo. Ma ragiona. E come faccio a sapere che ragiona? Perché quando io parlo esprimo un pensiero e il pensiero è elaborato secondo logica, almeno normalmente. Certo, anche l'essere umano esperimenta limite, ma lo sa e è capace di dirlo. Un poeta tedesco del secolo scorso compose una poesia non particolarmente bella, ma significativa al nostro riguardo. Un cane che muore e sa di morire come un cane è un uomo. Quel sa di morire come un cane, notate bene, non solo sa di morire, ma sa di morire come un cane, che è quanto dire, è capace di cogliere quello che sta vivendo e di formulare una espressione che dica quello che sta facendo. È un animale razionale. Ma è ovvio. Quando noi diciamo che i bambini gattonano, che cosa diciamo? Che camminano a quattro zampe. L'Homo erectus, stando agli studi paleontologici, non è apparso immediatamente. E l'Homo erectus
Vuol dire che si è distinto dagli altri animali che invece camminavano a quattro zampe. E è interessante vedere che l'Homo erectus è meno veloce di una gazzella, è meno veloce di un cane che ha quattro zampe. La scimmia ha delle abilità che l'essere umano non ha. Proviamo noi ad arrampicarci sui rami come fanno le scimmie. Non ce la facciamo. Eppure l'Homo erectus, che diventerà Homo sapiens, ha delle abilità che invece gli altri animali non hanno. E però, una volta che ho detto questo, non basta ancora. Io procedo nella ricerca e mi domando: ma da dove viene questo essere umano? E a questo riguardo io interrogo ancora il pensiero antico come si è espresso nella Bibbia e tenendo conto di quei due aspetti che ho ricordato, e dico, viene dalla terra. Ma non viene solo dalla terra, e viene da Dio. E notiamo bene, la protensione mi dice che c'è un orizzonte più grande di me, il limite mi dice che io sono radicato dentro questa realtà. Non è un caso che noi diciamo mi manca la terra sotto i piedi. Nella Bibbia, quando si vuol descrivere l'origine dell'uomo, la domanda è da dove viene, si dice che Dio è chiaramente una metafora che rispecchia l'esperienza delle persone umane. Dio costruì una specie di fantoccio con l'argilla e poi gli insufflò il suo soffio vitale. E l'uomo divenne un essere vivente. Procedendo nel racconto, siamo nel capitolo 2 del libro della Genesi. Si dice come saltino fuori gli animali. Gli esseri umani alle origini vivevano in comunione con gli animali. Quando si vuol dire da dove vengono gli animali, si scrive: il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Che differenza c'è tra l'origine dell'uomo, che è pure fatto di terra, e gli altri animali, che a quel fantoccio di terra Dio insuffla il suo soffio vitale, ciò che non avviene per gli animali. E il soffio di vita stabilisce la differenza, perché, notiamo bene, non è un soffio vitale qualsiasi. È il soffio vitale di Dio. Per dire, l'essere umano rispetto a tutti gli altri animali ha qualche cosa di più. E quando si vuol dire questo qualcosa di più,
Nel primo racconto della creazione si dice fatto a immagine e somiglianza di Dio. Fatto a immagine e somiglianza. Vuol dire che c'è un rapporto tra Dio e gli esseri umani. È un rapporto dinamico. E quando è che lo si coglie questo? Quando l'essere umano, la nefesh, cioè quella protensione, si rivolge in forma particolare a lui. E cioè il desiderio si manifesta verso chi? Verso chi riconosci essere all'origine della tua esistenza? Siamo arrivati così non più solo a cogliere la costituzione, come è fatto l'essere umano, ma perché è fatto così? Che sia fatto di terra. Nell'antichità lo si coglieva abbastanza facilmente, perché i cadaveri venivano posti in terra, negli inferi, cioè sotto, e quando si scavava ci si trovava di fronte a polvere. E però, se l'essere umano è costituito così, qual è il suo destino? Come faccio a rispondere? Quando noi ci troviamo di fronte a una persona che dice che vuol morire, noi che cosa concludiamo? Che quella persona ha qualche problema. E perché diciamo così? Perché è inscritto in noi il pensiero che una volta posti nella vita, noi non dovremmo più morire. Certo, constatiamo che tutti dobbiamo morire, lo ripetiamo, ma quando siamo di fronte alla morte, noi abbiamo paura, cerchiamo di allontanarla. Forse qualcuno, non più giovanissimo, ricorderà il film di Bergman, Settimo Sigillo. È un film che andrebbe riguardato. Un cavaliere che ritorna dalle crociate e fa i conti con la morte. Riesce a fare un patto con la morte per dilazionare il giorno nel quale dovrà morire. Ma alla fine la morte arriva e dice: il patto che avevamo fatto è concluso, quindi adesso devi morire. Come fa l'essere umano a tenere lontana la morte? Le modalità sono fondamentalmente due. La prima è la tecnica, la seconda è la cultura. Perché gli esseri umani hanno inventato la tecnica? Si sono costruiti delle difese rispetto alla natura. O si potrebbe dire, anche gli animali hanno una tecnica, perché le rondini fanno il loro nido e è un atto tecnico. Le volpi si scavano la tana, è tecnica. Però da quando esistono, le rondini fanno sempre il loro nido nello stesso modo. Le volpi fanno sempre la loro tana nello stesso modo. L'essere umano
continua a inventare nuove modalità di bloccare il limite. E se noi andiamo in ospedale oggi col gamma knife, ci possono operare un tumore al cervello senza fare nessun buco. 30 anni fa questo non era possibile. Oggi la tecnica permette di prolungare l'esistenza in una maniera che 50 anni fa non era pensabile. La tecnica a che cosa serve? A prolungare l'esistenza, quindi corrisponde al desiderio di non morire. E la seconda modalità, dicevo, è la cultura. Perché in Valle Camonica, per esempio, sulle rocce di Capo di Ponte sono stati segnati quei pitoti, come si dice in Valle Camonica, che bisogno c'era? O nelle grotte nelle quali si sono trovati dei dipinti, perché? La cultura. Io facevo riferimento ai graffiti o alla pittura, ma si potrebbe fare riferimento alla scultura, alla poesia, alla musica. È un modo di prolungare se stessi nella memoria degli altri. Ciascuno di noi vuole lasciare un ricordo. Quando andiamo in giro e facciamo le fotografie, perché lo facciamo? Vogliamo ricordarci quell'esperienza, ma poi la mia fotografia, una volta che io sono morto, resta sulla scrivania, sullo scaffale di una persona alla quale sono stato caro. Nell'antichità non c'era la fotografia, però c'erano i ritratti, c'erano le sculture, che guarda un po', ci permettono di capire come era Platone. Una scultura greca ci aiuta a capire com'era questo illustre filosofo. La cultura è un modo, il secondo, per prolungare la propria esistenza. Questo che cosa sta a dire? Che l'essere umano non vuole morire. Torniamo a Nefesh e Bazar. Muore sicuramente, ma il suo desiderio è di protendersi oltre la morte. Fino a questo punto abbiamo descritto l'essere umano, abbiamo visto i suoi costitutivi, abbiamo colto da dove viene e ci siamo domandati qual è il destino. Potremmo tradurre le ultime cose che ho detto con l'espressione: il suo destino è di non morire. Ma e adesso arriviamo al vero problema. Questa visione che io ho descritto viene radicalmente messa in discussione da alcuni orientamenti recenti della cultura. Per
introducendomi, facevo riferimento alle neuroscienze, che molte volte diventano neurofilosofie. Le neuroscienze studiano i dinamismi del cervello e arrivano a concludere tutto quello che noi facciamo. Pensare, mangiare, dormire, relazionarci, amare, decidere, è semplicemente frutto del nostro cervello. L'essere umano non deve essere pensato diversamente da come pensiamo gli altri esseri umani. Anzitutto, l'essere umano non viene da Dio, ma viene da forme precedenti di vita. Noi stiamo combattendo contro un virus, ma se ci pensiamo un po', noi veniamo da lì. Le forme originarie di vita non siamo noi. Le forme originarie di vita sono i virus, i batteri, le amebe. E nel corso del tempo, ci vogliono milioni di anni, è saltato fuori l'uomo. Noi non siamo nient'altro che lo sviluppo di processi biologici che ormai sono riconoscibili attraverso la paleontologia, la paleobiologia. E quindi cosa pretendete voi umani? Voi non siete nient'altro che il frutto di processi evolutivi. E quindi basta considerare che gli esseri umani sono delle eccezioni. Nei processi evolutivi alcuni sviluppi sono andati in una direzione, altri sono andati in un'altra direzione. Bisogna smettere di parlare dell'eccezione umana. In questo libro che ho scritto 2 anni fa, Fine dell'eccezione umana, la sfida delle scienze all'antropologia, mi confronto con un pensatore francese, Jean-Marie Schaeffer, che nel 2007 pubblica un grosso libro intitolato La fin de l'exception humaine, la fine dell'eccezione umana. La tesi che egli sostiene in questo libro è molto semplice. Ma gli uccelli sono un'eccezione rispetto agli esseri umani. Gli esseri umani non hanno le ali. Gli uccelli hanno le Questa diversità dice che bisognerebbe studiare gli esseri umani come tutti gli altri esseri viventi, soprattutto quelli del regno animale. Perché, dicevo, lo sviluppo biologico ha preso direttrici diverse. Da una parte siamo saltati fuori noi, e dall'altro sono saltati fuori altri esseri viventi. Ma di più, e torniamo ai neuroscienziati, se
se ti tagliano la testa, tu hai finito di parlare, di pensare. Se ti viene un ictus, tu non cammini più, non comandi più i tuoi arti. Vuol dire che il tuo cervello è quello che comanda tutto. E quindi dire che l'uomo è un animale razionale non coglie, perché la tua razionalità non è nient'altro che il frutto di sinapsi neuronali. Per tradurre, nient'altro che il collegamento elettrico di processi che si svolgono nel tuo cervello. Gli antichi non conoscevano il cervello come lo conosciamo noi oggi. E quindi dicevano: l'essere umano, siccome pensa, parla, agisce, sceglie, è perché è abitato da uno spirito, da un'anima. In realtà, l'essere umano pensa, prega, si arrabbia. Perché? Perché il suo cervello scatena dei processi di carattere elettrico o biologico. Ma di più, l'essere umano, come lo conosciamo noi oggi, non è completo. C'è tutto un filone nell'ambito della scienza, meglio della tecnica, che si chiama cyborg, cybernetic organism, organismo cibernetico. Se io applico una protesi, io posso rendere possibile all'essere umano fare cose che da sé non riuscirebbe a fare. E allora si studiano strumenti da applicare al cervello, perché questo cervello sia capace di fare quello che normalmente non è capace di fare. Il processo di sviluppo ulteriore dell'essere umano. Torniamo alla tecnica. Qual è l'obiettivo? È quello di rispondere al desiderio di non farsi determinare dal limite. Tecnica e cultura. Coerentemente, la morte sarebbe vincibile. Forse non tutti sanno che Google, che è quello che domina il mondo, soprattutto per le ricerche in internet, ma anche per tantissime altre cose, ha fondato una serie di società, di start-up, tra le quali ce n'è una, Calico, che è finalizzata a vincere la morte. Larry Page, uno dei fondatori di Google, in una intervista al settimanale Time di qualche anno fa, ebbe a dichiarare: a me non interessa vincere il tumore, a me interessa vincere la morte. E la sociologa canadese Céline Lafontaine, in un'opera del 2008, dava conto di
tentativi medicali di prolungare l'esistenza umana fino a 5.000 anni. Il titolo del libro è La Société post-mortelle, la società successiva alla morte, all'esperienza della morte. Ora, questi due orientamenti che cosa stanno a significare? Che il desiderio di non morire e di non lasciar morire è presente. Ma basta questo? Ci sono degli interrogativi da porsi. Notate bene, in questi tentativi estremi si evidenzia il desiderio di non morire. E il desiderio di non morire è l'altra faccia della paura della morte. Perché abbiamo paura della morte? Perché si fanno questi tentativi? Perché si percepisce che non si vorrebbe morire. Il desiderio è quello di travalicare continuamente il limite. Questo che cosa sta a significare? Che dentro le persone umane c'è qualcosa che negli altri animali non c'è. E questo è solo frutto della diversità del cervello? Se così fosse, allora bisognerebbe spiegare perché il cervello umano è così e non è diverso. È ovvio che io penso perché ho il cervello. Che parlo perché ho il cervello, ma non ho ancora spiegato perché il mio cervello è capace di fare queste cose. Vorrei concludere con una pagina che cito quasi a memoria di Antoine de Saint-Exupéry, il piccolo principe, ma Antoine de Saint-Exupéry ci ha lasciato anche un'altra opera, Terre des Hommes, Terra degli uomini, nella quale descrive una esperienza. Sapete che era un aviatore dell'aviazione francese, una esperienza che aveva vissuto con alcuni compagni in Africa. Avevano preso dei cuccioli di gazzella, li avevano chiusi in un recinto per poterli allevare. E man mano questi cuccioli crescevano, andavano ad appoggiare le piccole corna contro la palizzata, tornavano a prendere il cibo dalle mani di coloro che volevano allevarli e poi tornavano con le corna contro la palizzata. E Antoine de Saint-Exupéry dice: ma cos'è che li spinge? Questi non hanno mai conosciuto la corsa nella savana, ma dentro di loro c'è una protensione verso la corsa a 120 km all'ora. Non importa se saranno azzannati da un leone. Sono nati per correre. Noi sappiamo che cosa li spinge. La nostalgia. E conclude questo racconto Antoine de Saint-Exupéry con l'espressione: e a noi che cosa manca? Che vuol dire? Noi abbiamo una nostalgia. Di che cosa? Di una pienezza.
che nulla può cancellare. E è questa che ci fa vivere di fronte alla morte con la speranza di vincerla. E questo è il segno della eccezione umana. Prima dicevo, qual è il destino dell'essere umano? È quello di non morire. Meglio, è quello di vivere per sempre. E la vita per sempre, che è nascosta dentro questa protensione, la può dare soltanto il vivente per eccellenza. L'essere umano è capace di relazione con la sua origine come nessun altro. Certo, vivrà questa relazione in dipendenza dal cervello, che funziona. Torniamo all'esempio del computer. Se io non ho il computer, non posso mettere per iscritto il mio pensiero, le mie parole. Ma il computer è solo uno strumento. Il mio pensiero non è il computer. Il cervello è lo strumento attraverso il quale io, come persona, posso